Ecco come si presenta la bambola piena di alluminio e becchi. Ora viene la parte che mi fa un pochettino più paura perché io mi tolgo da ogni responsabilità. Avrete bisogno di acqua bollente e acqua molto fredda per fissare le ciocche, ok? Quindi io vado a immergere facendo attenzione a non toccare con i bordi della pentola, potete anche mettere l'acqua calda in una ciotola di plastica o di vetro, basta che non scoppi, e vado a immergere la mia bambola dentro l'acqua bollente. L'acqua bollente va a cambiare la forma del capello e poi la si fissa con lo shock termico dell'acqua fredda che ho qui, bella pronta. Deve essere un passaggio veloce, la tenete un pochettino in ammollo, chiaramente più la si tiene giù più il ricciolo prende. Non bruciatevi, mi raccomando, non ne vale la pena. Non è un tutorial di cardiochirurgia. E fatto questo, colate la testa della bambola e la immergete subito subito nell'acqua fredda. Meglio sarebbe farlo sotto il getto dell'acqua quasi, perché lavorare sul lavandino è ovviamente più comodo, ma per comodità lo faccio qui. L'acqua è veramente fredda, di conseguenza adesso c'è lo shock termico che do alla plastica dei capelli dall'acqua calda all'acqua quasi bollente, all'acqua quasi gelata. Come sentite che si sta raffreddando ed è diventata fredda, cioè la tirate proprio fuori e la adagiate su un panno, un asciugamano, quello che volete. Come vedrete, alla faccia non è successo assolutamente niente, perché l'unico modo per cancellarla è usare l'acetone. L'importante è non bruciacchiarla e non toccarla con i bordi della pentola per questo uso. Io la uso perché conosco questo sistema, l'ho già fatto un sacco di volte, però se non vi fidate della pentola, diciamo che proprio l'acciaio è rovente, meglio vi affidiate a una ciotola, cioè travasare l'acqua in una ciotola. Purtroppo noto che i colori se ne sono andati proprio quasi. Mannaggia, mannaggia. Allora, adesso faccio spazio e andiamo a disfare. Già adesso si può. C'è chi ha tempo, può lasciare le bambole anche tutta la notte ad asciugare. Io trovo che siano passaggi che si possono velocizzare in realtà. Fate un pochettino così, la strizzate e incominciate a disfare i riccioli. Vediamo come si presentano. Vedete tutte le cose che avete usato per fissare, attenti a non pungervi. Un po' di pratica ce l'ho, l'ho già sperimentato il sistema. Questo credo tra l'altro essere uno dei migliori perché consente con la carta stagnola proprio di ottenere il massimo del calore all'interno proprio della carta stagnola stessa, no? Un po' come quando si fa il pollo arrosto, che cuoce meglio. Intanto
pian piano sfilo via tutti i miei becchi, beccucci. Sto attenzione a non pungervi con gli spilli. Può darsi che magari però poi una passata di pennarello io gliela dia comunque e la lasci lì. Vediamo. Una volta libera dai cosiddetti bigodini, chiamiamoli così, visto che oggi abbiamo fatto saloon, hair stylist. Vorrei dire una cosa, rispondo a domanda: come faccio a togliere le macchie che le vecchie bambole hanno sulle gambe, sul viso, quelle macchie scure che sembrerebbero pennarelli, poi magari invece si scopre che essendo state un po' tenute così, hanno stinto i vestiti. Qui si parla di bambole molto vecchie e si possono togliere le macchie? No, non si possono togliere, nel senso che spesso non si sa proprio la natura della macchia. Io presumo che non tutte le bambine o chi per esse abbiano giocato a colorare le facce, anche se può succedere. Del resto si tratta di giocattoli, in questo caso si tratta di giocattoli, in altri casi no. E approfitto un attimo per dirvi che no, appunto, non si possono cancellare. Questa ne ha diverse, adesso ve le faccio vedere. Una, due e poi questo bel giallo. Ecco, non verrà mai via. Né con l'alcol, né con l'acetone, né con la trigelina, né con lo coso per togliere lo smalto dalle unghie, non c'è niente che tenga, tranne una crema per acne che si chiama Benzac e che contiene evidentemente dei principi attivi che vanno a lavorare in profondità, quindi riescono ad attaccare anche la plastica, però se non è una bambola a cui si tiene veramente, io gliela lascerei la macchia, non andrei a toglierla, perché l'acetone è in grado di sciogliere le parti di plastica della gomma della bambola, considerando che poi ci sono diversi tipi di plastiche che vengono utilizzate per fare una bambola. Il vinile è la parte della testa e altri tipi di plastiche tipo il PVC probabilmente è per le braccia, le gambe, poi insomma di plastica ne esistono diversi tipi e dire esattamente quali sono è per me un po' complicato. Quindi no, purtroppo non si possono eliminare così facilmente e potete fare una prova, ma vedrete che non difficilmente funzionerà. E adesso qui togliendo, vedete, è veramente un gioco da ragazzi. Abbiamo la nostra Moxie, che sembra un po' medusa. Non fatevi problemi nell'asciugare la testa della bambola con l'aria calda del foam per sveltire il tutto, perché se tenete il calore del foam a una distanza adeguata,
i capelli non si bruceranno. Questo vale per tutte le bambole, incluse le Barbie e altre bamboline, eccetera. Dunque, io avevo detto che avrei eliminato i capelli bruciati, cioè i capelli che per noi sarebbero bruciati, le punte bruciate, le punte che non si possono salvare. E non si possono salvare, nel senso che proprio si possono soltanto tagliare. Adesso lo vado a fare. Lo faccio prima che si disfino le ciocche. Tanto poi penso che farò una pettinatura in alto lasciando soltanto queste due ciocchette davanti. Il resto lo tirerò su, vediamo. Il fatto di essere riusciti comunque a eliminare e creare questo movimento sui capelli che prima erano mossi, ma perché li avevo già fatti, lei ha subito tutto di nuovo per il tutorial. Ma poverina, non dico fosse sacrificabile, ma quasi. Con una spazzolina, un pettinino, vedrete che ci sono dei punti che sembrano lanosi, questi vanno assolutamente tagliati. Cercate di non tagliare troppo, prendo le forbici. Allora, io già qua vedo che, perché ripeto, questa è una bambola che ha almeno 12 anni, quindi ne ha passate di cotte e di crude. Adesso magari mi metto sulla ciotola dell'acqua, così non faccio casotti con. Perché questi qua sono proprio capelli che non si salvano, non c'è verso, no. Non si possono risistemare in nessun modo. Poi, se voi avrete voglia di dare uno stile particolare alla vostra bambola, semmai taglierete di più, ma io adesso elimino su, giusto proprio l'eccesso più rovinato. Quando l'ho trovata era veramente impettinabile. Sì, il detersivo per piatti può sembrare un metodo un po' cruento, però quando vedo che fanno tutorial in cui mettono il balsamo, va bene, insomma, va bene per pettinarle un pochettino meglio, ma districarle più che altro, pettinarle, no? Mettono il balsamo, in realtà ha la plastica, il balsamo non fa assolutamente niente, cioè non serve, non aiuterà il capello a crescere più sano e bello perché è plastica, ok? Verificate un pochettino quali sono i punti più brutti e via, insomma, date una sforbiciata un po' così grossolana, soprattutto all'inizio. Poi capello asciutto, vediamo, si può eventualmente tagliare un po' di più, ma se poi magari fate appunto un codino, una cosa, magari non serve perché si nascondono un po', non è il caso tagliare troppo. Io ho visto le foto di questa bambola quando era da nuova, diciamo, e aveva i capelli molto lunghi. Però belli. Tra l'altro, una volta le bambole le facevano con un pochino più di attenzione, c'erano molto più capelli, i capelli erano fatti anche in maniera molto più fine, molto più. Questa è una bambola che non ha dei capelli particolarmente già di suo meravigliosamente morbidi, quindi. Questo è proprio un po' un makeover un po' rapido, che non ha intenzione di voler essere assolutamente da esperti o altro. Non c'è niente di artistico qua proprio. Ecco, io tolgo giusto giusto i più rovinati perché
queste due ciocche potrei tenere davanti, però se sono rovinati, si mettono in stile normalmente con della lacca o anche del gel, però quando si fanno i lavori fatti bene, vedete, è proprio una lana ormai, proprio, sono proprio questi punti che non permettono alle bambole di essere pettinate, forse perché l'attrito con altri oggetti con cui sono entrate in contatto, magari un sacchetto, una cesta o altri giocattoli, anche se non sono state pettinate, le punte sono quelle delle prime che praticamente vanno a saltare, a rovinarsi, è chiaro. Quindi i trattamenti di bellezza non servono a niente. Come dicevo, ribadisco che no, non, le macchie purtroppo non vanno via e bisogna tenerle, a meno che non si voglia provare a togliere con questa crema che vendono in farmacia per l'acne. Benzac è il nome. Però anche lì ci vuole pazienza, perché ho visto che difficilmente vengono via la prima, cioè bisogna starci lì, metterla al sole col benzac, viene un lavoro molto lungo. Se poi la bambola ha ancora il suo outfit, ha ancora i suoi vestitini, una volta ricoperta non è quello, cioè si vanno a nascondere, il punto focale diventa proprio un po' la posa delle mani, secondo me, e poi i capelli nelle bambole non è che non fanno, sono forse proprio quelli che più meritano insieme al viso attenzione, secondo me. Ora io qui non ho intenzione di mettermi a fare la parrucchiera, però ho eliminato proprio il grossolano, non ne vedo altro. Adesso vado ad asciugare la bambola attorno per vedere cos'altro si può fare.